Se volessimo sintetizzare in tre punti ciò che è veramente indispensabile per una rivoluzione del XXI secolo, potremmo dire che il primo passo consista in un profondo esame di coscienza, personale e collettivo, della nostra civiltà. Un esame che non si limiti più ad un livello solamente razionale o empirico, ma che abbia radice in pratiche concrete di autoconoscimento e centratura spirituale, in grado di intervenire a fondo nella mente umana e nelle sue recondite ferite. Dobbiamo cioè aiutare un'umanità visibilmente smarrita e psicosocialmente devastata a tornare in sé, nel senso letterale della parola. La vera rivoluzione comincia solo quando la nostra mente diventa capace di aprirsi, nuova mente, alla complessità del proprio stesso mistero, attraverso un paziente scioglimento di tutte le distorsioni che la abitano e che di riflesso producono il mondo disumano che oggi vediamo. Solo un serio lavoro interiore, portato avanti a livello politico e collettivo, può inoltre dar corpo al progetto antropologico delle nostre costituzioni democratiche, già da tempo svuotate. Ce lo ricorda Mauro Scardovelli, giurista e psicoanalista, fondatore del movimento Aleph. I costituenti erano persone molto colte, oneste e con anche lungimiranza. E infatti avevano previsto che le cose potessero andare storte e avevano messo un antidoto, che è proprio nell'articolo 3, dove si parla di pieno sviluppo della persona umana come presupposto per la democrazia costituzionale. Quindi, se tu non attui, non lavori per il pieno sviluppo della persona umana, per il testo costituzionale è tranquillo che non realizzerai la democrazia, non ci riuscirai mai, perché se non sviluppi, non lavori per il pieno sviluppo della persona umana, non lavori per la rimozione di quegli ostacoli interiori che impediscono l'accesso ai livelli superiori della coscienza etica, e quindi avrai a che fare con persone radicate nell'ego, nell'avidità, nell'ingordigia, nella competizione. Le grandi voci della nostra storia, non solo occidentale, ci dicono unanimemente che per produrre un qualsiasi cambiamento significativo nel mondo che ci circonda, occorre prima di tutto contattare quell'incoercibile anelito all'assoluto e alla vita che sta sepolto sul fondo del cuore di ogni umano. Occorre una fede folle e lungimirante nella libertà, nella verità. Parole che rappresentano l'unico autentico motore della rivoluzione antropologica a cui siamo chiamati. D'altra parte, i fenomeni catastrofici degli ultimi secoli fino all'odierna pandemia si spiegano tutti come sintomi di una tremenda fine che prelude però ad un nuovo, difficile inizio della civiltà umana. La rivoluzione in tal senso è già in atto. Quello che noi dobbiamo fare è riconoscerla, farla propria, favorirla in tutte le forme storiche che ci sono date, inclusa la tecnologia, una volta ricompresa nella sua funzione radicalmente poetica e spirituale. Di qui l'importanza decisiva di una sana riscoperta della tradizione e della parola viva dei maestri. I grandi della storia sono qui intorno a noi per aiutarci, perché senza il loro insegnamento noi siamo completamente perduti. Allora tanto vale chiudersi, non pensare più a niente, aspettare che ci massacrino. Ma io invece credo che questa forza dell'anima, che è l'unica possibilità, generi quel cambiamento antropologico di cui stiamo parlando da anni. Su questo suolo potranno e dovranno fiorire nuove visioni filosofiche, politiche, economiche, estetiche, scientifiche, finalmente capaci di rianimare i corpi moribondi delle nostre istituzioni storiche. Urge così una nuova narrazione condivisa. Immagina quindi un domani degli intellettuali che conoscono molto bene l'economia, molto bene la finanza, molto bene il diritto. Provano tra di loro questo, per cui si fidano gli uni degli altri, apprendono gli uni dagli altri.
E soprattutto quando si è in questo tipo di risonanza si va a cercare l'essenziale, non si va a perdersi in sciocchezze. E quindi questo a me dà molta speranza e la certezza che se proseguiamo in questa direzione noi possiamo ancora farcela, possiamo, come dice Bauman, scrivere una storia diversa. La storia la scriviamo noi, la storia scriviamo noi se diventiamo coscienti e capaci di guidare in primo luogo la nostra mondo interno, cioè la nostra politica interna, e non lasciamo in mano a un sistema sadomasochista, come ben descritto. La rivoluzione democratica è un'opera molto umile, dai tempi lunghi e imprevedibili. Richiede un lavoro di paziente accordatura delle energie, altrimenti stonate e discordanti, e soprattutto un coraggio e una perseveranza senza pari. È però anche l'unica via per salvare la specie umana dalla propria imminente distruzione, in vista di una mirabile guarigione, già avviata e verificata, del nostro stesso stare al mondo come esseri umani.